Ragazzi, come vedete dal tempo ultimamente è un po' impossibile uscire in moto, quindi ci vediamo più avanti. Ciao! Bene, allora abbiamo visto che abbiamo accettato il MotoFan e abbiamo. Aspetta, aspetta, dobbiamo tornare indietro. Andiamo a vedere l'applicazione MotoFan. Partiamo da il TFT, quindi partiamo dal Play Store. Andiamo in cerca di Moto Fan. Eccolo qua. Installa. Ok, abbiamo installato il MotoFan, adesso andiamo direttamente ad aprirlo. Apri. Qui accettate tutto. Bene, qui accettate tutto, anche utilizzare la connessione, accettate, d'accordo. Mentre usi l'app, sempre mentre usi l'app, vai in impostazioni. Scusate. Ok, gli diamo consenti solo sempre all'app, oppure consenti sempre, facciamo consenti sempre, torniamo indietro. Il MotoFan si apre, accettare sempre, ok. Consentire all'app MotoFan di effettuare e gestire il telefono, consenti. Adesso accendiamo la telecamera. Ho fatto l'autoregistrazione in Play Store. Come vedete, un attimo solo, prendo una cosa. Allora, come vedete, siamo davanti al pannello TFT della moto e abbiamo il TFT con la gocciolina del navigatore. Abbiamo il TFT con la scritta Proseguing e in questo caso adesso andremo prima a collegare il MotoFan al display. Prima andiamo a vedere come fare a collegare. Prima andiamo giù con questa qua con il tasto questo, andiamo giù fino alla dalla rotellina, passiamo musica, telefono e navigatore. Premiamo set e adesso ci viene fuori Proviamo il wifi mentre usi l'app. Mentre usi l'app, si è già collegato. Consenti. Adesso lui sta collegando il MotoFan. Colleghiamo, andiamo a collegare. Si prega di accendere il wifi, accendiamo il wifi, ok, colleghiamo, adesso sto facendo il collegamento, dobbiamo dargli un po' di pazienza perché ci vuole un po', facciamo collegamento, eccolo là, sta partendo, si sta collegando, come vedete. Abbinamento dispositivo trovato, sì. Come vedete sta collegando il wifi e adesso sta facendo la mappatura, ok? Autorizzazione notifica, sì.
Andiamo a autorizzazione notifica anche dal telefono. Diamo la notifica sì, consenti, ritorniamo indietro, vista, prossima volta mettiamo anche non chiederlo più, a rendere stabile la connessione tra telefono e cruscotto LCD, ok, impostazioni, poi ritorniamo indietro perché io adesso vediamo un attimo, impostazioni, bene, adesso il navigatore è inserito, possiamo fare la navigazione, come vedete, adesso diamo la navigazione dal telefono e diamo la navigazione dal telefono e diamo la accesso con Google, diamo accesso con Google, diamo la predisposizione per l'invio, per la ricerca della meta che dobbiamo fare, quindi cerchiamo via Roma Asolo. Sto facendo a caso, vediamo cosa viene fuori. Il caricamento lo sto facendo via Roma Asolo. Andare. Adesso lui si collega al, vedete, si sta già collegando al cruscotto praticamente del navigatore. Si sta già collegando e praticamente stiamo già navigando sul display TFT. Facile, non è difficile, è facilissimo. Se avete dubbi, se avete qualche problema, non esitate a contattarmi tramite i commenti. Facilissimo comunque da eseguire, è facile da... Comunque vi dà tutte le posizioni, il tempo anche, la via, il tempo d'arrivo, vi dà... Tipo adesso sono le 10:52, vi dà tempo 11 minuti, alle 11 e un minuto siete là, 9 minuti di viaggio, 5-6 km di percorrenza, qua sopra vi dà i chilometri orari, il Bluetooth, pure il tempo, l'orario in cui, che ore sono adesso, 10:52 e 10:52. Vedete che sta aggiornando il navigatore col satellitare del telefono. Avete 6 mesi gratis, 180 giorni, e poi sarà 30 euro al mese, 30 euro ogni 6 mesi, scusate, 30 euro ogni 6 mesi. Lui si sta aggiornando, sta cercando ancora la mappa, se io sposto il telefono sicuramente si muove un'altra volta, perché il GPS è collegato al telefono. Bene ragazzi, spero di essere stato utile, ci vediamo nei prossimi video, mi raccomando, come dico sempre, iscrivetevi al canale. Ciao da Pausa King e buona giornata. Die!